Bene, partiamo da quello che ci serve, un foglio A4, dove noi però dobbiamo creare un quadrato, quindi prendiamo quest'angolo e facciamo questa piegatura, in realtà abbiamo creato questo triangolo isoscele, quindi con i lati uguali, prendiamo la parte sottostante e la pieghiamo in questo modo che sarà eliminata. Mi raccomando, per bene, per eliminarla io uso un tesserino, voi potete usare forbice a punta arrotondata o coltello a forma arrotondata, se di plastica meglio perché è meno pericoloso. Perfetto, eliminiamo qualche impurità. Ecco fatto, abbiamo il nostro quadrato dove già intravediamo la nostra diagonale, che noi in realtà, vedete, questa è la prima diagonale. Adesso facciamo l'altra, che adesso faremo tutte le piegature che ci servono per concludere, portare a termine il nostro lavoro. Ok. Adesso prendiamo tutte le punte di questo quadrato e le portiamo al centro di questo quadrato, creando questi triangoli, anch'essi isosceli, quindi con i lati uguali. Ecco il secondo. Gli origami, tutta geometria. Perfetto, terzo. E adesso, ecco qua. Sistemiamo il quarto. Mi raccomando, sistemali per bene, perché le piegature sono molto importanti. A questo punto lo giriamo e facciamo lo stesso lavoro. Prendiamo le punte, le portiamo al centro di questo nuovo quadrato. Ecco qui, la seconda, ecco la terza ed infine la quarta. Mi raccomando, far bene le piegature perché adesso saranno molto più, diciamo, difficili. Ok. Perfetto. Bene, adesso facciamo l'ultimo passaggio. Pieghiamo, in realtà facciamo questo rettangolo da una parte e dall'altra, e abbiamo terminato tutte le piegature. Guardate, da queste taschine che si sono create, creiamo l'oggetto. Eccolo qua, frontale, laterale. Perfetto, adesso tocca a noi e andiamo a vedere invece come si disegnano. Ecco, questi sono gli oggetti finiti. Come vedete sono abbastanza elaborati, però per poterli disegnare dobbiamo utilizzare una logica simmetrica. Ecco, apriamone uno così vediamo come sono fatti. Ecco, per riaprirli bisogna stare attenti per non strappare i fogli. Ecco, come vedete, vedete un sacco di quadrati, di triangoli, eccetera. Guardate in alto, quei due quadrati agli estremi serviranno per fare gli occhi, voi potete mettere anche le sopracciglia, i capelli, potete mettere il naso, labbro superiore, guardate che è simmetrico, poi guardate questi 1, 2, 3 e 4 triangoli potete farli all'interno della bocca, quindi colorandoli, io lo so, io ci ho messo anche la lingua. Poi labbro inferiore, sempre simmetrico, poi ho aggiunto una cravatta e poi un taschino. Ok, ma adesso vediamo invece questo che è leggermente più elaborato. Lo apriamo, sempre facendo attenzione che vediamo che è su base blu, potete farlo con carta colorata ovviamente, potete anche preparare degli animali, una fattoria. Ecco, vedete gli occhi, ho fatto le trecce, ho fatto il naso e un becco, praticamente l'interno della bocca che è sempre quello, basta disegnare quelli, poi le trecce, tutto quanto fatto. Did you like them? Now you go first. Have fun. Mi raccomando, provateci, è molto facile.